piace molto vivere qui. In realtà è proprio questo contatto diretto con la natura. Io ho due cani, quindi anche muovermi liberamente con loro per i boschi, per le strade. Io alla fine poi ripercorro anche le strade che hanno ripercorso mio padre, mia madre, i miei nonni. E quando vedo anche le fontane, le contrade, mi ricordo di una filastrocca che faceva Yamanavai un ciuccio calabrai che isdurrubat per merz de cangianai. E arrivat a Fundanicchi e arrumanita così. E arrivat a Fundanel e scasciat la tenel. E arrivat a Fundanfait e scasciat la cocciurmit. E arrivat a Sferra Caval e si mangiat Lucas Caval. E arrivat alla Perraglia e perdit l'andenaglia. E arrivat all'Unzetta e savit pameto che va fa. Ovviamente questa filastrocca è in franco provenzale, è una lingua che parliamo ancora correntemente, io nello specifico perché comunque sono una delle ultime generazioni che lo parla. Facciamo anche in modo di mantenere viva questa lingua, quindi più la parliamo anche con i bambini, più può rimanere qualcosa a loro.